Erano tra amici. Il terremoto nelle ultime ore ha scosso non soltanto i muri di alcuni edifici nel centro Italia, ma anche l'animo e la coscienza dei cittadini della nostra provincia. Qual è allo stato attuale la situazione, se ne avete percezione, giustamente? No, la situazione nell'ambito della nostra provincia fortunatamente è sostanzialmente tranquilla, non ci sono stati danni particolari alle strutture, né pubbliche né private. Ci sono dei controlli in atto in via precauzionale, si sa anche che sono stati chiusi diversi istituti scolastici in vari comuni proprio per consentire la verifica della agibilità di questi edifici scolastici. Indubbiamente la popolazione, come accade in questi casi, viene turbata da questi eventi che suscitano un certo panico, comprensibile, però ripeto, non ci sono stati danni né a cose né a persone e quindi nell'ambito della provincia di Pesaro sono state avvertite tutte le scosse, ma senza conseguenze particolari. Dal punto di vista operativo, unità della nostra provincia sono state richieste in rafforzo a quelle che sono già sul posto? Sono state inviate nei luoghi del sisma, dell'ultimo sisma, ulteriori squadre anche dal nostro comando provinciale dei Vigili del Fuoco e proprio per dare manforte agli altri comandi della regione ed anche delle altre regioni per portare soccorso alle popolazioni della zona colpita ora dalle scosse di ieri.